Buongiorno, buongiorno, buongiorno a tutti. Sentite come vi sveglio questa mattina. Sentite un attimo, aspettate, eh. Aspettate, che interrompo qua. Sentite qui. Stamattina voglio farvi alzare con non solo col corpo, anche con lo spirito. Ah, che cappuccino. Oh, che bello. Se lo lasci stare il cappuccino lo fa allora. Io non ho capito un cazzo di come si faceva sto coso. Chariot of Fire. Chariot of Fire dei Vangelis. Magnifica colonna sonora che ci siamo portati negli anni 80 per le Olimpiadi. E che Konami ha reso magico per noi appassionati di videogiochi questo evento. Con questa serie di giochi chiamati Track and Field e Hypersport. Stamattina mi sono alzato un po' più tardi perché vado un po' più tardi, lavoro. Ma non purtroppo so ancora sempre l'orario estivo, quindi domani chissà. La musica mette i brividi. E ti fa alzare bene la giornata. Dai, 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 quante volte abbiamo voluto ascoltarla sta musica e non l'abbiamo mai pretesa. Su. Spettacolo, 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 spettacolo. Va bene, lasciamo i Vangelis, torniamo a noi e rimanendo in tema, ecco che la Konami, come ho detto prima, ci ha deliziato negli anni 80 di una serie di giochi, eccolo qua, dedicati proprio alle Olimpiadi, che è Hyper Olympic e Hypersport, o Track and Field e Hypersport. Che peraltro per MSX è stata fatta anche un contesto particolare dove addirittura sono ben 5 i capitoli della saga con delle discipline sportive esclusive per questo sistema, ma noi stamattina vedremo quello da sala giochi. Ok, un attimo che sistemo l'audio. A posto. Vai! Io avevo portato l'altra volta, avevo portato Hypersport e questo è Hyper Olympic. Mettiamo il nome, non ci interessa. Ok, questo è il nuoto. Quante volte la mattina, prima di entrare in classe, ci buttavo il gettone. Che poi c'è questo mame che sto usando, praticamente ha un tasto, allora quattro tasti, tasto
tasto destro, tasto sinistro, azione, azione e il destro sinistro, cioè c'è un tasto che praticamente fa da, come se noi premessimo, cazzo, come se noi facessimo continuamente col joystick destra e sinistra, che era una caratteristica di questo gioco. Peraltro, dalle nostre parti sono arrivati i cosiddetti bootleg di questo gioco, cioè delle versioni clone che avevano il joystick, ma in realtà il gioco originale Konami prevedeva i tasti, non mazzarola, cioè i riflessi di un bradipo narcolessico stamattina. Dicevo, il gioco originale prevedeva i tasti, tasto destro, tasto sinistro e tasto d'azione. Wow! Wow. Mai fatto un record del genere. mi sono alzato. Però intanto ho fatto il record. Assegnazione della medaglia. Però fatto così, insomma, vabbè. Ah, questa è tosta. Ok, ok. Qua bisogna tenere premuto per il giusto tempo per alzare il tiro dell'arco. Quindi più tieni premuto, più alzi il tiro dell'arco, ma devi premere nel momento giusto. Ecco. Devi premere al momento giusto, ecco, è una disciplina insomma che ci vuole un po' di concentrazione. E poi bisogna considerare il vento. Ecco. Poco. No. Quanto devo fare per qua? Madonna, 2004. Ultima chance. Che schifo. Ah, così me lo fa rifare, però mi fa rifare tutto il gioco. Maledetto vento. Sentite la musica di Vangelis. E rifacciamolo. Ma io ho capito perché ho sbagliato, perché non ho messo la parola magica. M S X. C'ha ragione. On your mark. Get set. Questa disciplina però non c'era nell'MSX, era una di quelle che mancava, non era difficile farlo poi.
Strano. Record. E mo son cazzo. Oh, però intanto ho battuto il record. E vai. Il secondo record ho battuto. Madonna, che riflessi di merda che ho sulle mani. E il terzo record ho battuto. Tutti e tre i record praticamente. Ma dai, no, non ci credo. No, tutte e tre le volte, ma me lo fa rifare. Cavolo. No, l'ultima volta ce l'ho riprovare, dai. E come va, va? Ho battuto anche i record di prima. Tua sorella in carrozza, la sai? Cavolo, sono riuscito a beccarlo, maledetto! Però ho raggiunto il record di prima. Ma vaffan... Quando fa così, che schifo. Quando perdi il ritmo, ecco, un'altra volta questo. Ma no! No, Lola. T'ho lasciato, che cosa vuoi? Ti ho lasciato! Oddio santo, veramente. Pure sull'MSX, è tremenda questa disciplina, veramente è tremenda. È tremenda quella disciplina.
Ah, dai che devo andare via. Addirittura meno. No. Non ce l'ho fatta a battere il record del giorno. A un certo punto perde il ritmo, perché tu acquisisci un ritmo, lui perde, ti toglie quel ritmo e tu vai a sbagliare puntualmente. Oh, questa è bellissima. Pure il polpo beccato. Ah, dopo che hai fatto il massimo record, ti fa apparire i dischi su entrambi i lati. Bene, bene, bene. Vediamo adesso. Oh, finalmente. Un po' con la schiena così. Ma ci è arrivato. Se la stava spezzando, ma va bene. Boh, almeno mi sono qualificato. Ma no. Brodo. Ah, va giù il vento. Va giù il vento. Convinto che andasse su, ho visto adesso la freccia che va giù. Su MSX questo qui è fatto benissimo. Ma dai, devo fare almeno un centro a questo punto. Bella. Mancato. Ah, almeno nell'ultima mi sono qualificato, dai. No, ho sbagliato.
Uff, giusto, giusto. Ma no! Beh, almeno, guarda, almeno me lo so fatto. Allora, per qualificarmi devo fare almeno... Ecco. Dai, proviamo. Yes! Oh, io ci provo, eh. Oddio, salto con l'asta, non mi ricordo com'era qui. Ah, non devo lasciare. Santo Dio, veramente. Non mi ricordo qui. Ultima parte, dai che devo andare via. Mi sa che chiudo col fallimento. No! Va bene, dai. Allora, lascio questa live un po' tarda, mattutina, e vi do appuntamento al prossimo Rabbit Caffè di domani mattina. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao ciao!